Buonasera e bentornati a Sportivamente, l'approfondimento che dedichiamo al mondo dell'associazionismo sportivo e culturale che conduciamo in collaborazione con l'Associazione Italiana Cultura Sport. In apertura all'informazione con il Super Green Pass, i contributi in arrivo per le associazioni sociali e sportive e poi andremo a conoscere le nostre belle storie di sport sociale. Conosceremo la campionessa paralimpica Monica Boggioni, il Baskin e il torneo Cagliari No Limits. Nel nome tutto, tra 20 secondi a TG Sport e Cultura. E come detto partiamo dall'informazione a beneficio delle associazioni sociali e sportive. È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce il Super Green Pass e ora siamo in grado di darvi maggiori dettagli su cosa cambia per sport e cultura. Il servizio. Il Super Green Pass cambia le regole di gioco per i luoghi di aggregazione. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge del 26 novembre scorso chiarisce in modo definitivo dove sarà richiesto il Green Pass rafforzato, quello cioè che si ottiene solo con vaccinazione o con guarigione da Covid. A partire dal 6 dicembre prossimo, anche per accedere agli spogliatoi di campi sportivi all'aperto, sarà necessario il possesso di certificazione verde base, quella cioè valida anche solo con tampone negativo. Potranno entrare nello spogliatoio senza Green Pass solo gli accompagnatori delle persone non autosufficienti, dovranno comunque indossare la mascherina. Già da lunedì scorso, 29 novembre, invece in zona gialla è richiesto il Green Pass rafforzato al pubblico che assiste agli eventi sportivi e agli eventi culturali. Sarà così ovunque dal 6 dicembre. In zona arancione, invece, il Super Green Pass sarà richiesto anche agli atleti non agonisti e per accedere a palestre e piscine. Per il momento, però, nessuna regione è ancora catalogata in zona arancione. Green Pass rafforzato anche per accedere ai ristoranti, compresi quelli interni a circoli sportivi e culturali, esclusi i servizi mensa. Da fine anno, poi, sarà possibile vaccinare anche gli under 12, ma non avranno comunque obbligo di Green Pass. In aiuto però alle associazioni del terzo settore, nello specifico alle associazioni di promozione sportiva, arrivano i contributi a fondo perduto, sia per le associazioni di promozione sociale, per le organizzazioni di volontariato, sia per le associazioni e le società sportive di base. Li vediamo nel dettaglio, nel servizio. Rappresenta la spina dorsale del welfare del paese, eppure troppe volte dimenticato. Il terzo settore reclama da mesi aiuti concreti per la ripartenza e finalmente accessibile il fondo straordinario Ristori, 210 milioni di euro, che saranno devoluti alle associazioni di promozione sociale, nazionali e locali, alle organizzazioni di volontariato, alle onlus iscritte ai vari registri, ma che nel corso del 2020 abbiano cessato o ridotto le proprie attività statutarie a causa della pandemia. Tempo fino all'11 dicembre per fare domanda attraverso il portale Servizi Lavoro e le associazioni di promozione sociale nazionale dovranno presentare istanza anche per conto delle proprie articolazioni territoriali. Il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare l'importo di 5.000 euro. Sul fronte della promozione sportiva, nel dettaglio, è stato pubblicato il decreto attuativo per il fondo ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e acquisto tamponi anti-Covid. I beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti, tra cui il proprio ente di promozione sportiva. E il fondo è riservato anche alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI e che operano nelle discipline sportive ammesse ai giochi olimpici e paralimpici. È aperta infine da ieri sul sito di Sport e Governo la piattaforma per richiedere il contributo a fondo perduto forfettario riservato a quelle ASD e ESSD che non hanno già beneficiato del contributo lo scorso anno. E ora cominciamo a raccontarvi le belle storie di sport, di inclusione. Partiamo da Monica Boggioni, campionessa plurimedagliata paralimpica di nuoto, rientrata da Tokyo è diventata di fatto un'ambasciatrice dello sport per tutti. Nei giorni scorsi l'ente di promozione sportiva nella quale è cresciuta, l'AICS, le ha reso omaggio e noi di Sportivamente siamo andati a conoscerla. Le Paralimpiadi come un trampolino di lancio, non solo personale ma per lo sport tutto, perché capaci di lanciare un messaggio molto chiaro.
Tutti possono fare sport e attraverso di esso si veicolano messaggi importanti di inclusione e opportunità. A dirlo è Monica Boggioni, donna dei record nel nuoto paralimpico, plurimedagliata a Tokyo, tra cui 3 ori. Dal suo ritorno in Italia ha già incassato altrettanti premi dalla società civile, compreso il titolo di atleta dell'anno dai veterani dello sport. Il premio più ambito glielo ha però conferito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Io ho ricevuto la nomina di Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella, quindi sono assolutamente super onorata di questo. E anche perché quest'ultimo comunque ti fa capire quanto lo sport, quando hai la possibilità di vestire comunque la maglia italiana, ti possa dare la possibilità di rappresentare una parte bella del paese. La parte bella del paese. Monica, cresciuta nelle corsie AICS e oggi azzurra fiamme oro, la rappresenta ogni giorno nelle scuole. Da anni incontra gli studenti per raccontare lo sport come opportunità, successo e riscatto e come impegno alla portata di tutti. Studentessa lo è anche lei, già laureata in biotecnologie, sta terminando la specialistica. Mentre prepara i mondiali attesi a primavera in Portogallo, pensa al futuro, sia in piscina che in università. In piscina, vabbè, sicuramente è anche un ambiente in cui io, al di là dei risultati, riesco a sfogarmi, riesco a avere la mia libertà, e l'obiettivo futuro saranno sicuramente le Paralimpiadi di Parigi nel 2024, e poi comunque la mia idea è quella comunque di continuare ad andare avanti a nuotare finché comunque mi diverto e sto bene. A livello invece extra sportivo, diciamo, io sto frequentando l'ultimo anno di magistrale in biotecnologie mediche, quindi poi mi specializzerò in genetica medica e poi, chi lo sa, finché riesco faccio sicuramente entrambi. E l'associazionismo, anche come leva di parità di genere e di rispetto ambientale, è uno degli attori principali del forum Terzo Settore, che ora, in epoca, speriamo, post-pandemica, si interroga sul futuro del terzo settore. Sentiamo. La pandemia, se da un lato ha messo a dura prova il terzo settore in generale, compreso lo sport di base, dall'altra ha avuto il merito almeno di accendere un faro sulle attività considerate implicite o forse addirittura superflue. Il cambiamento passa da una presa di coscienza collettiva, certamente, ma soprattutto dalla capacità di fare reti, attivare sinergie territoriali e nazionali. Esempio ne è stato nei giorni scorsi l'Assemblea Nazionale dell'Associazione Italiana Cultura Sport, che ha riunito politici e associazioni attorno al valore del sociale, a favore dell'inclusione. Ho assunto delle consapevolezze sia in se stesso e nel potenziale che ha, soprattutto nella dimensione della prossimità, ma soprattutto nella percezione degli altri che hanno del terzo settore. Oggi viene considerato molto più indispensabile, perché durante la pandemia si è mossa veramente quella rete sociale di solidarietà e prossimità che abbiamo toccato con mano, che nel nostro paese esiste, è forte, radicata e diffusa. Radicata e diffusa è anche la concezione di come lo sport, ad esempio, possa essere d'aiuto alla parità di genere o al rispetto ambientale, entrambi temi dibattuti nel corso dell'Assemblea Nazionale dell'Ente di Promozione Sportiva. Temi di grande attualità, ribadisce il presidente di AICS Bruno Molea, nella veste anche di componente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, che aiutano a far emergere il bisogno di sport come leva di socialità e fortificazione della donna contro ogni rischio di violenza e come leva di educazione ambientale. Nel corso dell'Assemblea, presentati i dati della ricerca dell'Università di Padova Jump the Gap e consegnato il premio ambiente, tra gli altri, anche alla vedova di Michele Liguori, il vigile eroe di Acerra, morto per malattia dopo gli anni di indagini nella Terra dei Fuochi. E ora viaggiamo tra i territori. Conosciamo questa sera il Baskin, basket di inclusione, che nasce a Cremona ma che ad oggi fortunatamente attraversa tutta Italia. Obiettivo sia includere le persone con disabilità sia promuovere la parità di genere. Sentiamo. Si ispira al basket, ma ha caratteristiche particolari ed innovative. È pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra, ragazze e ragazzi insieme, per una vera inclusione e parità. Si chiama Baskin e rientra tra gli sport promossi dall'EISI, l'ente italiano sport inclusivi, riconosciuto dal Comitato Paralimpico.
Palla più leggera e più canestre in campo, ruoli cuciti addosso alle competenze motorie di ogni giocatore, presenza di un tutor in campo. Le 10 regole del basket valorizzano il contributo di ogni ragazzo o ragazza all'interno della squadra, dunque il successo comune dipende realmente da tutti. L'adattamento, che personalizza la responsabilità di ogni giocatore durante la partita, permette di fatto di superare positivamente la tendenza a un atteggiamento assistenziale, a volte presente nelle attività fisiche per persone disabili. In vista del torneo nazionale di basket senior, si terranno domenica prossima a Città Monte di Procida, nel Napoletano, le fasi interregionali e a rappresentare la Puglia ci sarà l'Atletica Andria, associazione sportiva gestita da laureati in scienze motorie e istruttori federali di mini basket e basket nella città di Andria. Propongono progetti sportivi di inclusione rivolti a bambini con disabilità. E a Cagliari andiamo a conoscere invece i ragazzi della polisportiva Olimpia Onlus, che si occupa di offrire un riparo sociale e un piano di inclusione alle persone con disabilità mentali. Loro stanno per partecipare alla Cagliari No Limits. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Viviamo parecchie emozioni, ma questo ogni giorno. Lo chiamano il mondialino dei ragazzi speciali, ma è molto di più. Sono 3 giorni di sport, condivisione e di fari accesi sullo sport come vita e inclusione delle persone con disabilità. Torna a Cagliari la Cagliari No Limits, 7ª edizione del torneo di calcio a 5 organizzata dalla polisportiva Olimpia Onlus, associazione che da oltre 30 anni promuove lo sport come mezzo di coesione e di socialità per ragazzi e adulti con disabilità intellettive. Patron dell'associazione del torneo è Carlo Mascia, ex insegnante di scuola materna, che dopo aver conosciuto da vicino, per una triste vicenda personale, i centri per disabili gravi, ha deciso che lo sport potesse fare molto di più, specie per le persone chiuse tutto il giorno in un centro di cura. Oggi che è diventato istruttore sportivo qualificato alla Polisportiva Olimpia, ospita 28 ragazzi per oltre 10 ore al giorno e a loro offre ogni genere di sport, compresi i tornei internazionali. È appena reduce da Barcellona, dove con i suoi ragazzi ha partecipato a un torneo internazionale di beach tennis, e tra poco lui e tutta la squadra partiranno per Dubai con il progetto Desert Dream per portarli a fare sci nautico, non senza aver prima portato a termine il Cagliari No Limits. Ciao a tutti, siamo come vedete pronti per la nostra manifestazione della Cagliari No Limits. Noi ringraziamo sportivamente per darci questa opportunità di grande visibilità e vi aspettiamo quindi il giorno 5 a Cagliari per la Cagliari No Limits, dove parteciperanno il settore mentale del Barcellona Calcio con lo Special Barça, del Monaco, della CE Europa e dei campioni d'Italia del Ticino, e le nostre 2 società sarde, dell'Olimpia Saragossa e dell'Olimpia Cagliari. Quindi vi raccomando, seguiteci, e io dico facciamo un bel ciao e salutiamo tutti. Ciao! E un abbraccio anche da noi ai ragazzi della Polisportiva Olimpia Onlus. Di inclusione ma anche di legalità continueremo a parlare anche nella seconda parte di Sportivamente, quindi ora ci fermiamo solo per un minuto, rimanete con noi. Sei socio ICS? Scaricati l'app ICS 2.0 per avere la tua tessera e i tuoi documenti a portata di smartphone. Una notifica ti avviserà sulle scadenze dei documenti e potrai messaggiare direttamente con la tua associazione. ICS 2.0 su Google Play e Apple Store.
E bentornati allora alla seconda parte di Sportivamente. Quindi lo dicevamo poco prima nel TG, inclusione, una gran bella parola, facile da scrivere e molto più difficile da portare a compimento. Come si fa a far sentire una persona parte davvero attiva di una comunità, quindi inserita totalmente all'interno della comunità? Certamente sia lo sport, lo abbiamo visto, che il lavoro ci danno una grande mano. Quindi per questa sera vi abbiamo portato a testimonianza delle belle storie di inclusione. Quindi partiamo col presentare i nostri ospiti di questa sera. Quindi alla mia sinistra Antonio De Rosa del consorzio NCO, e dopo Antonio ci spiegherà nel dettaglio di che cosa si tratta. Buonasera e ben arrivato. Buonasera e grazie dell'invito. Alla tua sinistra Mortasa Hussaini, l'ho detto bene? Perfetto. Arbitro di calcio ARA, benvenuto anche a te, grazie per aver accettato l'invito. Buonasera, grazie per l'invito. Alla nostra destra, guardate che belli che sono, si vedono tutti quanti insieme. Abbiamo Pietro Luccari, allenatore grazie. Della Pineto United, e al suo fianco alcuni ragazzi della Pineto United e dirigenti. Benvenuti a tutti. Grazie a voi per l'invito. E buonasera a voi. Poi abbiamo anche un ospite in videocollegamento, ma su di lui andiamo dopo. Cominciamo invece da questa sigla, NCO. In realtà Antonio fa il verso positivo a una sigla che ha reso nota la criminalità organizzata della storia moderna italiana, la nuova camorra organizzata. Invece l'NCO di cui parliamo questa sera è la nuova cooperazione organizzata. Cosa significa? Cosa siete? Cosa siamo? Siamo un gruppo di 7 cooperative sociali che nel 2012 hanno fatto un semplice ragionamento. Negli anni Ottanta la NCO ha distrutto e impoverito la nostra economia e la nostra società. Negli anni 2000, certamente nel 2012, altre persone si sono organizzate per cercare di dare dignità, diritto e lavoro, o meglio, dare una seconda opportunità alle persone, e specialmente alle persone più svantaggiate. Abbiamo un sogno, è quello di rigenerare e cambiare il nostro territorio. Speriamo di riuscirci piano piano. Quindi in quale territorio operate? Noi siamo in provincia di Caserta. Tant'è vero che gestiamo bene i confiscati in provincia di Caserta. Ecco, quindi come agisce l'NCO, il consorzio? L'NCO sono 7 cooperative che prendono in carica i beni confiscati che vengono messi a bando, li cominciano a gestire cercando di attivare prodotti e servizi in cui fare inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dal disabile psichico, fisico, sensoriale, al ragazzo autistico o al tossicodipendente. Qualsiasi persona abbia una difficoltà viene inserito nelle nostre attività produttive, in modo da dargli una seconda chance, una seconda opportunità. Non diciamo tanto di inclusione, ma di una vita normale, che forse sarebbe la cosa più bella, anche se nel mondo non sappiamo cosa sia la normalità. Per noi essere normale significa avere una casa, avere una famiglia e avere un lavoro. Per questo noi cerchiamo di puntare a questo grande sogno di normalità che parte dai nostri territori, ma ci auguriamo che questo sogno si allarghi a tutto il territorio, anche perché dagli ultimi eventi che abbiamo vissuto abbiamo tutti quanti bisogno di una grandissima normalità. Quindi offrire inclusione attraverso il lavoro. Le persone che lavorano grazie a voi all'interno di queste cooperative, che poi operano sui terreni confiscati, producono dei prodotti. Che sono un po' il vanto anche del territorio, diciamolo, no? Non certo, solo del consorzio. Certo, anche perché noi abbiamo fatto una scelta sempre, diciamo, noi facciamo scelte ostinate e contrarie. Ossia, su quei terreni si produceva in modo intensivo. Noi abbiamo fatto la scelta di produrre il metodo biologico e quindi abbiamo ricambiato la prospettiva. E tutti questi prodotti poi vengono messi all'interno di un paniere che sta qui alla mia destra, che è anche un modo sempre di giocare con le parole. Facciamo un pacco alla camorra. Questi prodotti vengono venduti e qualcuno potrebbe dire: voi siete Ollus, non dovete vendere. No, noi dobbiamo vendere, perché con i soldi che recuperiamo riusciamo a finanziare i progetti di vita di queste persone, e specialmente delle persone svantaggiate. Perché noi dobbiamo capire una cosa fondamentale: oggi bisogna fare il bene, ma bisogna anche farlo bene, e per farlo bene servono soldi. Non ci dobbiamo nascondere dietro al dito quel finto buonismo. No, serve tutto, perché serve perché le persone abbiano una vita dignitosa, partendo dal lavoro, ma hanno bisogno di case, di assistenza, di tutto, e per fare tutto questo ci vogliono soldi. Bravo, mamma mia, sei uno spot al no profit, perché spesso abbiamo questa malattia in Italia di confondere il profit con no profit. Si crede che il no profit sia chiamato così perché non genera ricchezza, quando invece per funzionare deve generare lavoro, ricchezza. Ti aiuto, dobbiamo generare, perché il reddito è un strumento, è normale. La differenza tra profit e non profit qual è? È che il profit ha il guadagno come fine e come mezzo. Noi invece abbiamo il guadagno come mezzo per raggiungere
raggiungere un fine, che non è quello di infilarci i soldi in tasca, a netto di quello che guadagno, perché anche io non faccio finta che aiutare gli svantaggiati diventa anch'io svantaggiato, a netto del guadagno del mio stipendio, le reinvestiamo in attività di utilità sociale che permettono di finanziare i progetti di queste persone. Senti, quindi facciamo un pacco alla camorra, che è uno slogan bellissimo, chapeau al vostro grafico pubblicitario, al vostro uomo marketing, se lo mostriamo, chiediamo in regia di mostrarvelo, guardate che bello. In sostanza raccoglie i prodotti tipici biologici del territorio che lavorate all'interno grazie a questo consorzio, ed è una strenna natalizia. Sì. Quindi se io e la mia famiglia voglio fare il cesto natalizio, insomma, fategli il pacco alla camorra. Infatti, è questo famoso anche riapprovarci delle parole, no? Chi è pratico della nostra zona, di Napoli, della Campania, ti ho fatto il pacco, significa ti ho fatto la fregatura. Certo. No, e tu dici, perché avete visto, facciamo il pacco alla camorra? Perché noi pensiamo che negli anni noi abbiamo avuto una fregatura dalla camorra, che ci ha tolto futuro e speranza. E noi vogliamo restituire la fregatura. La speranza e il futuro che si è stato tolto lo vogliamo rimettere al centro, e per quanto è possibile sempre ribadirlo e dire siamo qua, facciamo scelte ostinate e contrarie, ce la facciamo, ce la possiamo fare, anzi è la 13ª edizione e ci dice che si può fare, è per noi importante che si possa fare, e invitiamo tutti gli altri che vivono situazioni come le nostre, perché non è la nostra, può essere la camorra, in altre problematiche, rimboccatevi le maniche, andate avanti, perché si può fare. E certo, ci vuole coraggio, ci vuole intelligenza e ci vuole un lavoro quotidiano. Bravo, e quindi le facciamo un pacco, insomma, alla camorra, ma facciamo un pacco anche a chi si ostina a cercare di creare barriere, insomma, tra persone e persone, no? Quindi tu sei anche uno sportivo, e da te torno dopo, però lo sport, ve lo abbiamo insegnato nella puntata di questa sera, insomma, crea tante occasioni di inclusione. Allora, in video collegamento con noi dovremmo avere Cosimo Renzi. Benvenuto Cosimo. Cosimo Renzi. Sì. Ciao, grazie. Benvenuto, buonasera. Buonasera a te. Buonasera a voi. Cosimo Renzi è dell'ufficio di progettazione dell'ente di promozione sportiva AICS, che proprio nelle settimane scorse ha presentato un progetto molto particolare di inclusione dei rifugiati. Prima di darti la parola, Cosimo, chiedo alla regia se ci manda in onda questa breve scheda, un minuto e poco più, per spiegare nel dettaglio cos'è Engage You for Sport. Prego. Lo sport come futuro professionale e come grandissima opportunità per migranti e rifugiati politici. È questo il valore aggiunto del progetto Engage You for Sport. Presentato da ICS in pieno lockdown alla Call 2020 dell'Unità Sport del Dipartimento Generale Europeo per l'Educazione e la Cultura, ottenuto il cofinanziamento della Commissione Europea, si accinge a spiegare ora le vele, nell'intento di coinvolgere direttamente 100 rifugiati e 50 tecnici italiani in una strenua formazione volta a trasformarli in leader sportivi, siano essi allenatori, arbitri, giudici di gara o organizzatori di eventi sportivi. Ed è proprio nell'ambito di questo progetto che si è tenuta a Roma nei giorni scorsi la formazione di 18 manager sportivi locali, chiamati a sviluppare competenze utili a formare in ogni territorio 15 nuovi giovani leader sportivi. A loro verrà quindi proposta a loro volta una formazione di 6 mesi di sport di base e tirocinio presso i comitati territoriali AICS e le associazioni sportive affiliate. Per i partecipanti all'appuntamento romano c'è stata anche l'occasione di incontrare la responsabile di progetto Valeria Gherardini, la tutor Veronica Avvantaggiato e i formatori nazionali Alessandra Vannucci e Fatti Ansuman, che ha spiegato l'importanza di un'iniziativa del genere. Darà anche opportunità a questi rifugiati, richiedenti asilo, di imparare, di avere una competenza che domani possano usarlo oppure inserire nel loro curriculum oppure nel cerco di lavoro, mondo di lavoro. Quindi Cosimo, se mi senti, lo diceva bene Fatti, quindi includere i ragazzi rifugiati e non attraverso lo sport, ma quindi dare anche a loro competenze, un modo per imparare un lavoro, vero? Sì, esattamente. Il progetto Engage You for Sport è un progetto europeo che è proprio stato, tra i motivi per cui è stato selezionato dalla Commissione Europea, è stato proprio questo, cioè evidenziare come elemento di innovazione il fatto di non fermarsi a
offrire occasioni di sport intese come attività sportive tradizionali, ma proprio intendere lo sport come un vero e proprio settore in cui tutti, e quindi anche i giovani richiedenti asilo e rifugiati insieme ad altri giovani italiani possono essere inclusi e possono essere inclusi e ingaggiati, ecco perché Engage You for Sport, nella definizione di proposte di sport, quindi proprio di essere inclusi all'interno, ingaggiati all'interno delle organizzazioni sportive di base. Senti Cosimo, da dove nasce questa esperienza di AICS? Da dove nasce quindi il progetto? Sì, esatto, questo è l'altro elemento che è stato proprio evidenziato dalla Commissione Europea, ovvero l'esperienza maturata da AICS, perché AICS è da circa il 2014-2015, proprio nel pieno dell'emergenza della gestione dei flussi migratori, che appunto AICS ha messo in campo le sue competenze, le sue risorse e ha sviluppato un progetto diffuso che si chiama Accoglienza Solidale, o meglio si chiamava, perché è un'esperienza che specificamente quella, dico, è diciamo conclusa, e si trattava di centri d'accoglienza che in particolare a Napoli e a Firenze, che attraverso un modello messo a punto insieme all'Università degli Studi di Padova ha proprio consentito di gestire attraverso il principio della promozione della coesione sociale, quindi dell'assunzione di responsabilità, molti richiedenti asilo e rifugiati. Poi in seguito questa esperienza ha preso le forme più disparate, e quindi in particolare dei progetti territoriali di promozione di attività sportive attraverso i comitati di AICS. Senti Cosimo, quindi, e poi dopo torno da te per approfondire ancora un po' di più su Engage You for Sport, ma quindi ad oggi, al di là del progetto che citavi tu di accoglienza solidale, ad oggi AICS si occupa di promuovere l'inclusione attraverso lo sport e la formazione sportiva di quanti rifugiati e migranti? Mediamente. Allora, sì, considerando appunto che tutti i progetti di AICS non sono mai stati progetti di soltanto attività sportiva, ma abbiamo sempre voluto promuovere delle competenze di cittadinanza attiva nei partecipanti a tutti i progetti, quindi dal 2015 ad oggi abbiamo avuto modo di incontrare, di includere possiamo dire ormai migliaia di ragazzi e di persone, considerando che solo i centri d'accoglienza hanno visto e hanno ospitato, si parla di 500-600 persone, quindi ecco, la dimensione è ormai molto vasta, direi. Grazie Cosimo, allora rimani con noi che dopo torno da te, va bene? Tanto ti divertirai. Volentieri. Te lo assicuro. Sì, ascolto con piacere, è tutto molto interessante. Grazie caro, grazie. Allora in studio con noi li abbiamo due belli esempi di inclusione attraverso lo sport, quindi Mortazza no, comincio dai ragazzi della Pineto United. Allora Pietro sì. Sei allenatore, sì, di questa bella banda multicolor, sì, no? Come nasce la Pineto United? Allora, la genesi della Pineto United è piuttosto articolata. Parte tutto da un collettivo di artisti che ci occupavamo di street art nel quartiere Pineta Sacchetti. Quindi Roma. Roma, sì. E avevamo deciso, dopo un incendio che c'è stato al parco, di risistemare l'area giochi con installazioni artistiche, dialogando anche con le istituzioni. Solo che questa zona venne dichiarata non agibile e venne spianata con le ruspe. Una volta che ci trovammo questa zona spianata, ci domandammo che fare, e da lì l'idea è stata: mettiamo due borse a terra e giochiamo a calcio. E io avevo la passione. Perché poi diciamolo, è il gioco probabilmente più antico del mondo, no? Sì, cioè, sì, metti sì, una palla da calcio in mezzo a un prato e prima o poi qualcuno la calcerà. E certo, due persone la calceranno e nascerà una squadra. Sì. È successo così anche alla Pineta Sacchetti? Sì, più o meno così, perché abbiamo deciso, conoscevamo dei ragazzi che erano al centro accoglienza sull'Aurelia, il Gelsomino, e quindi abbiamo invitati a venire a fare allenamento. Quando sono venuti questi ragazzi, abbiamo visto che avevamo le persone, il materiale umano, ma non avevamo
nulla, avevamo solo gli alberi che ci facevano, ci cullavano in un certo senso, però da lì piano piano siamo partiti, piano piano è il nostro motto, Ndangandanga in lingua Olof, che è stato il nostro motto che ci ha sempre accompagnato, perché noi non avevamo veramente nulla e la promessa è stata quella. Questo è successo nel 2016, noi l'anno prossimo riusciremo ad iscriverci a un campionato. Per fortuna abbiamo incontrato, io avevo esperienza come giocatore, l'ICS con Giampaolo Morza, che ci hanno accolto nel loro campionato, perché alcuni ragazzi per via dei documenti tante volte hanno difficoltà a partecipare. Quindi stiamo parlando del settore calcio di questo ente di promozione sportiva, sì. Quindi giocate a livello amatoriale. A livello amatoriale. Però insomma giocate quindi in maniera strutturata. In maniera strutturata, sì, abbiamo creato una vera squadra di calcio, adesso è il nostro quarto campionato e per noi è veramente una soddisfazione. La più grande soddisfazione è quella di avere i ragazzi che erano con noi quel giorno al parco, che sono rimasti nella nostra squadra dagli inizi. Ecco. Ma visto che alle tue spalle allora Francesco Pasqualini, che sei dirigente della Pineto United, no? Tu fai anche il tecnico, ma com'è il livello di questa squadra? Il livello è alto perché comunque sono ragazzi fisicamente molto portati per il calcio. Questo, se pensiamo alle ultime cose successe alla Roma, quel Felix, il calciatore che è uscito proprio in queste settimane alla ribalta, abbiamo veramente elementi importanti in squadra che potrebbero fare anche serie superiori, sicuramente. Domanda pratica, no? Non tecnica, quindi può rispondermi Francesco, mi puoi rispondere sì. Tu, vedete un po' voi. Com'è stato l'inizio? Cioè il problema per esempio della lingua lo avete avuto o lo sport riesce ad essere davvero come l'amore, un linguaggio universale? Sì, cioè la lingua, allora anche i ragazzi tra loro, le diverse etnie hanno problemi anche tra loro con la lingua, loro parlano i dialetti africani per capirsi, perché abbiamo la nostra anima è principalmente, ci sono gambiani, senegalesi e maliani, e quindi anglofoni e francofoni, più noi italiani, alcuni non parlano l'inglese, quindi il mezzo comune è stato il pallone, da lì siamo partiti, tra loro parlano i dialetti africani, però tra tutti quanti, diciamo, tra tutta la squadra cerchiamo di parlare italiano, perché cerchiamo anche di formarli dal punto di vista linguistico i ragazzi, proprio loro sulla chat che abbiamo WhatsApp, spesso se c'è qualcuno che parla un dialetto, un'altra lingua, si impongono di parlare italiano, perché dice che per noi oltre che essere una squadra di calcio è anche una scuola. Ecco, perché poi dopo insomma l'allenamento è poi la scusa per essere inserita all'interno certo. Di un gruppo, no? All'interno del gruppo si cresce. Cerchiamo anche di fare corsi di italiano ai ragazzi quando è possibile. Siete amici fuori dal campo? Certo, ci frequentiamo anche fuori dal campo. Certo, adesso è un momento in cui è un po' difficile, però cerchiamo sempre quando è possibile di fare cene e cose per amalgamare il gruppo e fortificarlo, pure perché c'è uno zoccolo duro, ma ci sono ragazzi che continuano a arrivare ogni settimana quasi, quindi bisogna amalgamarli. Molto bello, torno da voi presto perché ho un paio di domande per i tuoi ragazzi. Grazie. Io invece mi butto su Mortaza. Mortaza. Perfetto, giusto. Perfetto. Mortaza Hussaini. Giusto. Tu sei arbitro di calcio dell'Associazione Romana Arbitri, quindi anche tu da Roma. Sei afgano. Sì. Quando arrivi in Italia? Allora, io sono arrivato in Italia ben lontano, 2007. Quindi avevi più o meno? 19 anni. 19 anni. Ma te li porti molto bene, sai? Sono 34. Se pensavo fossi più giovane, cioè questa faccia tirata. Senti, no, ma... So che i cinesi che fanno queste fette. Ma tu eri calciatore anche prima in sì. Afghanistan? No, in Afghanistan facevo ben un altro sport, facevo altri marziali. Prima parlavamo con lui, Antonio, arbitro di karate, dopo torno da te Antonio. In Afghanistan facevo box thailandese, cosiddetto pure Muay Thai. In Italia, cioè, però passione per calcio l'avevo sempre fin dall'inizio, da bambino, che comunque giocavo in strada. Quando sono arrivato in Italia, dopo i primi anni, ho conosciuto un certo signore, Salvatore Di Costanzo, attuale allenatore del Pineto Sacchetti, sì. Nonché il mio grandissimo amico. Ecco, lui disse sempre, non chiamiamo calcio, chiamiamolo gioco di pallone, che è il pallone che ci unisce. Colgo occasione per salutarlo. Ciao Rino. Ti salutiamo, ciao. Bello, ecco. Il calcio che ci unisce, quindi come un linguaggio comune. Ti ha aiutato sì, anche... comunque il calcio, al di là di tutte le diversità della cultura, della religione, ciò che mette in campo, che vengono tutti correndo verso quell'oggetto misterioso, chiamiamolo pallone, ecco. È un bel cosa, bellissima
Ti ha aiutato anche a sconfiggere le paure che si ha? Cioè, immagino un ragazzo di 19 anni che è costretto per mille ragioni a cambiare città, paese, ma quindi anche ad abbracciare una cultura che è molto diversa dalla tua cultura originaria. Quanto il calcio, lo sport in generale, ti hanno aiutato a superare questo momento? Allora, che immagino sia stato complicato. Lo sport, e in questo caso calcio, uno strumento fondamentale per cosiddetto integrazione, perché tramite sport, tramite, diciamo, calcio, hai la possibilità di conoscere tantissime altre persone. Tramite queste persone conosci ambiente e territorio in cui ci stai o ci abiti. Perciò basta integrarsi bene, nel senso che con il strumento giusto e persone giuste, perché ci conosciamo bene, sappiamo bene quante ci stanno, in cui che ti approfittano. Tanto è vero che tantissimi dei miei ex compagni di squadra ora stanno giocando nelle squadre professionistiche. Diciamo che la mia storia è diversa, perché comunque io ho cominciato da giocatore, poi piano piano sono diventato dirigente della squadra. E come mai da giocatore diventi poi direttore di gara? Perché sono per vari due infortuni. Ruoli... Ah, per un infortunio. Maledetto ginocchio. Però ti piace il ruolo dell'arbitro? Te lo vedi cucito addosso? Perché guarda, è molto particolare, colui che impartisce le regole. Sempre, no? ho avuto un grandissimo rispetto per il direttore di gara, perché non è facile stare in mezzo a 22 persone e dirigere. In 3 secondi dovresti decidere cosa fare o non fare, che comunque sia un fischio può andare male per una squadra o può andare bene per un'altra. Caspita, le proteste sì. Ci stanno. Diciamo 2015, dopo vari infortuni a ginocchia e operazioni, e tramite Giampaolo Morsa ho conosciuto Mondo ARA, che ne fa parte da ECS. L'Associazione Romana Arbitri. Associazione Romana Arbitri. Da là è cominciato il mio percorso arbitrale. E piano piano ci sono arrivato dove sono adesso io. Che diciamo che ecco, sono stato pure premiato come miglior arbitro dell'anno 2019. Caspita, chapeau, complimenti. Grazie, è stata una grandissima soddisfazione. Una cosa indescrivibile, è stato molto bello a livello pure morale. Una certo, perché cosa. Quindi ad appena 12 anni dal tuo cambio di vita tu non solo trovi un lavoro, tu fai un altro lavoro, una passione che ti riempie così, ma addirittura insomma vieni premiato all'interno di una comunità nella quale tu non sei nato, quindi è molto particolare in termini di inclusione. Sì, perché vuol dire proprio infinita, il raggiungimento di un successo. È stata, no? Una cosa poi che non me l'aspettavo, insomma. Perché già non essere italiano e non essere quello con tanta esperienza, però ti vieni premiato per quello che hai fatto, per i sacrifici che hai fatto, e tramite lo sport, ecco, torniamo sempre al nostro argomento, lo sport e calcio che ti aiuta a arrivare a certi livelli. Ecco, bisogna sempre sperare e ottimizzare su quello che fai e avere tanta, tanta pazienza. Bello. L'ultima domanda e poi torno da te dopo. Prima dicevi ho alcuni amici che giocano nelle squadre professionistiche. Puoi dirci se secondo te si respira un atteggiamento diverso rispetto allo sport come inclusione, quindi rispetto a questo valore qui, se si respira un'area diversa tra il mondo professionistico e il mondo amatoriale? Diciamo che se primo step sempre quelle squadre amatoriali sono. Da là che comincia tutto, conoscendo l'ambiente, come funzionano le cose. Sì, è una cosa molto importante. Io conosco adesso ragazzi che stanno giocando Serie A tunisina, tanti giocano in Serie D, e addirittura ce l'abbiamo pure in Serie C. Sì, molto importante. Antonio, torno un momento da te. Tu sei arbitro di karate. E ti chiedo, lo sport, faccio due domande, una sopra l'altra. Lo sport quanto è stato importante nella tua vita e soprattutto quanto è stato importante anche a maturare invece il tuo percorso all'interno del volontariato? Quindi secondo te un uomo di sport è un uomo che ha una sensibilità diversa rispetto al dono agli altri? Secondo me deve averlo, non può, deve. Perché lo sport accompagna tutta la mia vita. Io ho cominciato con il calcio, atletica leggera, pallavolo, bodybuilder e gli ultimi tempi, per seguire la passione di mia figlia, arbitro di karate. E faccio un appunto, lui è stato
arbitro bravo è stato premiato perché è un ex calciatore. Ti posso dire da arbitro di karate, so che se non pratichi arti marziali non potrai mai arbitrare delle gare di arti marziali, quindi una doppia competenza ed è il motivo secondo me perché è stato premiato e perché fa bene il suo lavoro. Certo, perché lo conosce da dentro. Tu conosci dentro, sai le dinamiche, sai le cose e quindi puoi intervenire. Quei famosi 3 secondi sono fondamentali, come me nel karate sono colpi velocissimi, se non hai un occhio allenato il rischio è che fai guai e rovini tutto. Secondo me, riprendo la domanda, e devi averlo, e per me è stato fondamentale ed essenziale, anzi fare lo sport mi ha aiutato ad essere quello che sono, tant'è che poi le due cose sono accavallate. Io quando adesso sto in palestra ad allenarmi non mi alleno più perché arrivano ragazzi con sindrome autistica che vogliono fare karate, quindi smetto di fare il mio allenamento e mi dedico ai ragazzi, e il valore che ho nello sport cerco di portarlo anche nel lavoro che faccio, il sacrificio, la costanza, sono valori comuni e quindi non c'è una differenza, anzi devono rafforzarsi gli uni con gli altri. Io faccio adesso uno sport che non ti impone di essere un bravo atleta, ma di portare quella atleticità nella tua vita quotidiana. Cioè il karate, gli arti marziali in generale, non dico di essere bravo o non bravo, di essere quello che sei, di essere una persona formata e di portare all'interno della tua stessa vita quello che vivi nello sport, quello che vivi nel lavoro. Quindi non è una possibilità, è una necessità. Oh, bello, ma mi state emozionando questa sera. Tra l'altro poi credo che lavorare con i ragazzi sia una grandissima responsabilità, quindi con i bambini, ma sia anche qualcosa davvero di una grande fortuna, insomma. Ti ricarica. Diciamo che è un po' un patto per l'eternità. Sì, ecco. E ti fa anche essere giovane dentro. Certo. Per questo, perché bisogna essere... No, è quello che ti danno che ti fa essere giovane. Ti spinge a fare sempre di più, a dare sempre di più. Questo mi capita nello sport, ma mi capita anche nel nostro lavoro, che effettivamente non è poi... Per arrivare a questo risultato non è che si arriva dall'oggi al domani, certo. C'è fatica, sudore, impegno, quello che fanno anche i ragazzi nello sport. E poi alla fine quando arrivano questi risultati, ne valsa la pena, e quello diventa fondamentale, perché ne vale sempre la pena. Vale la pena, ne vale la pena fare quello che facciamo. Bello, ogni tanto in regia chiedo, fatelo vedere questo bel pacco alla camorra, che è proprio bello. Anzi, riconosce che ACS è un partner. Di progetto, quindi... Sì, beh, ma poi vedevo insomma nella vostra brochure di presentazione che il consorzio NCO ha importantissimi partner, al Comitato Beppe Diana, al Libera, Cittadinanza Attiva. Tipo Polizia di Stato e quant'altro. Perché? Perché in questi progetti, le invito, l'importanza dei ragazzi pure, a non sentirsi soli e non stare mai da soli. Per fare progetti di inclusione non bisogna mai stare e fare da soli, perché stare e fare da soli significa fare male. Stare insieme si fa di più e si fa meglio. Questo l'abbiamo scoperto nostro malgrado, vedete che oramai dall'alto della mia esperienza posso suggerire qualche consiglio. Mai da soli, la solitudine è l'antivalore dell'integrazione. Una persona che si sente sola non è integrata, una persona che si sente accolta, si sente al centro delle iniziative, si sente integrato, si sente accolto. Mamma mia, Antonio è l'uomo degli slogan, sì. Me ne sono già appuntata 4, invece torno dai ragazzi. E chiedo scusa, slogan, NCO, faccia un pacco alla camorra, c'è un senso di averci questa cosa. Bravo okay. Antonio, rimani così in forma che dopo torno da te. Torniamo dai ragazzi alla Pineto United, io invece volevo sentire questi due bei ragazzi in prima fila, allora... Perché mi guardano con gli occhi sgranati. Allora, sei Ku? Chi è sei Ku? Io. Sei tu. Senti, da dove vieni? Io, Gambia. Dal Gambia. Sì. E da quanto tempo sei in Italia? 6 anni. Bene. E com'è stato l'arrivo in Italia? Come ti sei sentito quando sei arrivato in Italia? Bene. Sì? Sì, bene. Avevi un po' di paura? Hai avuto mai l'impressione che la gente ti guardasse con aria di sospetto? No, mai. Ah sì? Sì. Bene, sei stato fortunato. Sono contenta, sì, perché l'Italia è un po' il paese dell'ospitalità, dicono, no? Sì. Speriamo certo. Sia davvero così. Senti, invece, da quando giochi a calcio, tu giocavi a calcio anche a casa, nel tuo paese d'origine? Sì, prima sì, Gambia. Sì? Sì. Giocavi. E come hai conosciuto la Pineto United? Perché giocavamo 5 anni a Calabria. Sì? E poi questo anno è venire qua con mio fratello Lamin e lui ha detto diciamo una squadra qua, diciamo Pineto, squadra di africani. Io parlo con mister Paul, venire a giocare con loro, mister ha detto sì. Senti, ti diverti a giocare con loro?
Sì. Ma giochi solo o uscite anche la sera o fate altre cose insieme? No, noi siamo una famiglia, faccio tutto insieme. Ah, bello, siamo una famiglia, facciamo tutto insieme. Sì. Bello, mi sei piaciuto, sei qui, rimani lì. Intanto dai il microfono invece okay, a Jacuba, che dopo torno da te. Stai lì, eh. Okay. Pietro, come giocano questi due ragazzi? Bravi, sono tutti e due molto bravi. Jacuba è il nostro portiere, è da poco arrivato, però subito ha dimostrato di essere una sicurezza. E adesso con i voti che dà la redazione è il miglior portiere del campionato. E Sekou invece le ultime due giornate ha fatto 3 gol, quindi è il nostro bomber. Quindi non ha bisogno di presentazione, sì. Sekou, vedi, non lo sapevo. Allora, Jacuba, tu vieni da? Dal Mali. E da quanto tempo sei qui? Sto in Italia da 4 anni. E anche tu giocavi prima a calcio nel Mali? Sì. Senti, ma gli italiani giocano meglio o peggio? Di la verità. Italia è una squadra forte. Sei sicuro? Sì, sicuramente. Senti, lo trovi, com'è cambiata la tua vita da quando hai conosciuto questi ragazzi? O in generale da quando hai cominciato a giocare a calcio in maniera strutturata anche in Italia? In Italia prima io mi sento da solo, però attraverso di questa squadra che sono diverse culture, diverse persone, quindi io mi sento come sto dentro una famiglia. Wow, basta, sì. Hai già detto tutto, a posto, ti puoi riposare, a posto. Pietro, attraverso questa squadra avete anche recuperato un campo abbandonato, quindi com'è, poi lo dicevi prima tu, no? Che nasce, come nasceva la storia della Pineto, sì. United è molto particolare, com'è il rapporto con il territorio e con anche il quartiere? Sì, noi come siete visti? Il nome Pineto United nasce proprio dal nome del parco dove noi siamo nati, ma anche per il parco che vuole unire tutte le realtà che sono intorno, che gravitano intorno a questo parco del Pineto. Quindi noi abbiamo rapporti con i comitati di Valle Aurelia, e con il centro sociale Ex 51, con tutte le realtà, diciamo, che hanno a cuore questo polmone verde, e cerchiamo di combattere il degrado e soprattutto l'abbandono di questo parco, proprio perché noi siamo nati, perché non volevamo che una volta tolta l'area giochi, i bambini non c'erano più in questo parco e quindi che il parco venisse abbandonato. Quindi abbiamo detto portiamoci i ragazzi della squadra, ci alleniamo al parco e viene vissuto. E da lì anche i ragazzi sono conosciuti nelle scuole, andiamo a parlare nelle scuole, c'è la scuola Baldi con cui spesso facciamo delle amichevoli e dei professori alla fine della scuola Baldi fanno parte della Pineto United. Quindi si è creato proprio un'interconnessione con il quartiere molto forte. Senti, arriviamo a un tema un po' più complicato, perché tu fai anche l'infermiere, sì. Cioè tu fai l'infermiere, sì. Di professione, ok? Sì. Adesso voi avete potuto giocare comunque perché il vostro campionato è di rilevanza nazionale, quindi nel secondo lockdown vi siete potuti vedere, sì. Avete potuto giocare, però nel primo lockdown, quando tutta l'Italia era appesa, certo. Ai balconi, insomma, eravate fermi anche voi. Secondo te, per questi ragazzi che, come diceva giustamente il nostro amico, insomma, sono soli, no? Sì, okay, sì, sì. Quindi mediamente arrivano qui mediamente soli e quindi senza il gruppo di gioco continuano ad essere soli. Quanto ha inciso, e te lo chiedo nella doppia veste sia di allenatore, quindi sia per te che avevi un rapporto diretto con questi ragazzi anche in quei mesi di buio, sia per te che hai dovuto affrontare la crisi più grande che abbiamo patito negli, certo. Ultimi decenni. Allora, un obiettivo della Pineto United era proprio quella di dare un impegno ai ragazzi e non lasciarli, tra virgolette, parcheggiati nei centri accoglienza. Noi volevamo che i ragazzi avessero uno stimolo ad uscire dal centro e avere questa squadra di calcio per loro è un grandissimo stimolo, come ci hanno appena detto i ragazzi. Dal punto di vista infermieristico, la nostra squadra è molto centrata con la sanità. Anche l'altro dirigente, Francesco, è un infermiere, siamo colleghi. Andrea sta facendo il corso da infermiere. Ah, caspita! E noi, sì, abbiamo affrontato la prima emergenza proprio lavorando nei reparti Covid, che è stata una cosa molto difficile e mi auguro di non doverci tornare, perché comunque non sapevamo quello che stavamo andando incontro e non vedevamo l'ora che finisse anche per poter giocare a calcio, perché veramente era lo sfogo di cui avevamo proprio bisogno, perché abbiamo passato dei mesi difficili in cui non vedevamo nessuno, chiusi dentro una bolla dove anche frequentare, avevamo paura a vedere anche i nostri familiari, quindi veramente è stato un periodo molto molto duro. Bello, mi sono fermato un momento a riflettere, sì, molto particolare, ti ringrazio e non ti chiedo più del lavoro perché immagino che sia, poi in questo sì, periodo sì. Di recrudescenza. Sì, insomma, abbiamo paura di dover tornare. C'è un po' di spavento, vero? E Cosimo, sei ancora connesso con noi? Sì, certo, ho ascoltato gli interventi davvero belli, interessanti
Soprattutto, fammi dire solo una cosa, è bello vedere poi l'applicazione di quello che magari noi come ufficio progettazione progettiamo, ecco, quindi è sempre bello ascoltarli. Vero, vero, ma proprio da qui volevo partire, Cosimo, perché in realtà la tua è una finta, cerchi di rimanere umile, ma non devi, perché in realtà tu ci hai lavorato in questi generi di centri, no? Quando l'ente per cui lavori aveva avviato questo progetto di cui parlavi prima, l'accoglienza solidale, insomma tu lavoravi all'interno di questo centro di accoglienza e quindi ti occupavi anche del rapporto diretto con i rifugiati. Com'è stato e com'è ora poter, dopo quell'esperienza, poter progettare delle attività misurate per la loro coesione? Troppo personale? No, anzi, bello, perché mi dà l'occasione di riflettere anche a me. È stato sicuramente una esperienza bella, intensa. Erano anni, insomma, di numeri e di un'emergenza molto importante, però è stato anche un laboratorio e l'abbiamo sempre intesa con tutto il gruppo degli operatori come un laboratorio, appunto, dove abbiamo provato a sperimentare il modello che dell'accoglienza solidale, e dove abbiamo, tra tante difficoltà, ottenuto dei bellissimi risultati. Uno di quelli che ricordo e che è collegato a filo diretto con lo sport è la SD Accoglienza Solidale, quindi siamo riusciti a costruire insieme a una ex campionessa di marcia, Milena Megli, e con il supporto di ICS Direzione Nazionale e il Comitato di Firenze, a formalizzare quindi la nascita di un'associazione sportiva dilettantistica maratoneti e quindi di podistica che ha partecipato a varie iniziative sul territorio. E quando ascoltavo prima l'allenatore e i dirigenti della Pineta Sacchetti, mi sono ricordato di quello che significava effettivamente la coesione sociale, cioè quindi di riuscire a prendersi cura del proprio territorio insieme a tutti i componenti della comunità, e quindi non soltanto all'interno della squadra, ma la squadra stessa al di fuori del campo con chi abita lo stesso territorio. Quindi, ecco, per finire, tutto questo laboratorio poi con l'ufficio progettazione abbiamo provato a esportarlo in tutti gli altri progetti che poi abbiamo scritto e poi abbiamo anche messo in piedi da lì in poi. Quindi per il mio percorso di vita sicuramente un'esperienza segnante, ma potrei dire lo stesso anche dal punto di vista professionale. Senti Cosimo, nell'ambito delle attività che promuovevate c'erano diversi tipi di laboratori, no? Sociali, diversi percorsi anche di educazione e di formazione, ma credi che lo sport, di fatto me lo hai già detto, però voglio capire se secondo te lo sport ha delle potenzialità maggiori rispetto ad altri ambiti e perché? Ma sicuramente sì, ma già le parole di prima in studio, diciamo, lo confermavano. Proprio perché ha questa dimensione di universalità, chissà, forse è dovuta al fatto che ci abbiamo sempre giocato, no? Abbiamo sempre giocato a qualcosa fin da piccoli, è una cosa che riesce a coinvolgere tutti, in particolare i giovani, ma non solo. Quindi ha questa dimensione di immediatezza, no? Che dicevi te anche con la metafora di prendere a calcio un pallone. Di immediatezza, e quindi anche ha a che fare con l'aspetto ludico, ma lo sport può essere, quindi proprio per questa immediatezza, se riusciamo a costruire dei percorsi un po' più organizzati, lo sport riesce anche a essere uno strumento educativo, e quindi si diceva prima, permette anche di insegnare la lingua, permette di insegnare come riuscire a stare insieme a diverse culture, e quindi a stare insieme all'interno di un gruppo e quindi insieme alla comunità tutta. Quindi certo ha una dimensione di immediatezza,
questa serve che sia accompagnata anche da un percorso più strutturato, e per far questo servono sicuramente delle competenze che, come abbiamo sentito in studio, hanno permesso di partire da due borse in un campo per fare la porta a strutturare una vera e propria associazione sportiva che ora compete in un campionato. Grazie mille Cosimo, grazie tante. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, quindi vi chiedo giro spot per tutti, un minutino scarso. Cominciamo da Mortazza. Qual è l'aspetto che più ti piace del ruolo di arbitro? Di dialogare, la cosa più bella. Puoi dialogare, non soltanto in campo, il mondo intero dovrebbero dialogare moltino di più. Senti, prima mi hai detto una cosa al volo che mi ha molto colpito, no? Devo prendere decisioni in pochi istanti. Questo non aiuta, non fortifica anche la sicurezza in se stessi, che a volte in una persona che deve attraversare il mondo per la propria sicurezza, sì, o libertà, insomma, è minata, no? Sì, certamente, diciamo, fa parte del carattere uomo prendere decisioni, prendere o lasciare. In questo caso dovresti prendere. Grazie Mortazza. Antonio, mentre parli facciamo vedere la scheda, lo chiedo in regia, dei numeri del consorzio NCO, perché sono numeri da capogiro, ragazzi. 56 ettari di terreno confiscati alla mafia che voi lavorate, più di 100 persone al lavoro. Ricorda dove possiamo comprare il pacco, facciamo un pacco alla camorra. Il pacco si compra sul sito di Amasud. La parola dice che fa il verso a un altro grande del commercio. Perché Amasud? Perché Amasud pubblicizza o commercializza prodotti che hanno un alto impatto territoriale, ed è il motivo per cui abbiamo scelto questa partnership. Con Bastu, Amasud si compra e si porta fino a casa. Amasud, per Natale fatevi questo bel regalo, mangiate bene ragazzi, facciamo un pacco alla camorra soprattutto, ok? Ancora prima di mangiare bene. Ragazzi di Pineto United, progetti per il futuro? Progetto per il futuro è sempre crescere come squadra, accogliere sempre più ragazzi e crescere anche a livello di mentalità, perché noi siamo una squadra che potenzialmente ha tanti grandi giocatori. L'unica cosa è il rapporto con, per esempio, con gli arbitri, adesso approfittiamo, in cui i ragazzi, ma io spesso si lasciano andare a nervosismi, ma io li capisco, perché sono ragazzi che le discriminazioni o soprattutto le ingiustizie le hanno vissute sulla loro pelle. Hanno, quindi, i nervi a fior di pelle. Quindi vedere magari un arbitro, che io gli dico sempre, può sbagliare, l'arbitro è come il palo e la traversa, se prendi il palo e la traversa non è che puoi ricriminare contro il palo e la traversa, se l'arbitro sbaglia è una persona. E qui, però, loro, avendo per il loro vissuto delle ingiustizie... Questa però è un'idea. Si potrebbe proporre un percorso di formazione dove gli arbitri imparano a dialogare, a comportarsi in una maniera particolare se di fronte si ha una squadra multietnica, e viceversa. E i ragazzi componenti di una squadra multietnica aiutarli ad affrontare quello che è l'arbitraggio, insomma. Quindi il fatto che c'è un direttore di gara che impartisce le regole, che è condizio sine qua non per giocare. Certo, non certo. C'è noi, gioco senza regola, certo, no? È proprio quello che ci manca per fare lo step successivo, per essere veramente una squadra con una mentalità vincente, quella di avere un rapporto equilibrato con gli Se vi vogliamo vedere giocare o allenarvi, dove dobbiamo andare? Allora, noi ci alleniamo a Monte Spaccato, proprio ritornando al discorso è un campo confiscato alla mafia, e attraverso il Monte Spaccato... Che spettacolo, Antonio! Guarda le cose come si avviluppano, sì, vedi? Il Monte Spaccato Savoia, che è una società che milita nel campionato Serie D, ci ha donato il mercoledì sera, tutti i mercoledì sera alle 21, questo campo, dalle 21 alle ore 23, che ci alleniamo, e mentre per le partite in casa noi giochiamo al Don Calabria Battistini. Mamma mia, ci si potrebbe, sì, fare un'altra puntata sopra. È quindi vero. Davvero grazie a tutti, densa di emozioni. E Mortazza, questa cosa è il corso di formazione, poi ne potete parlare insieme, vero? Diciamo, siamo a Giampaolo. Bravissimo, Giampaolo Morsa, che salutiamo, lo abbiamo citato un paio di volte, è responsabile del settore calcio di AICS. Va bene, quindi saluto i miei ospiti. A partire dalla mia sinistra, Antonio De Rosa del consorzio NCO. Facciamo un pacco alla camorra, mi raccomando, a Natale. Grazie Antonio. Grazie a voi. Al tuo fianco Mortazza Oseini, arbitro di calcio, grazie, dell'associazione, grazie Romana Arbitri, grazie a te per essere intervenuto. Pietro Lucari, grazie, e i suoi ragazzi della Pineto United, grazie, grazie ancora. A voi. E in video collegamento Skype con noi Cosimo Renzi dell'ufficio di progettazione AICS. Grazie mille Cosimo per essere stato con noi.
Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. E se a voi è piaciuta anche questa puntata di Sportivamente, l'appuntamento che vi do non è per il prossimo giovedì, perché noi ci fermiamo una settimana, ma per giovedì 16 dicembre, puntuali, qua alle 20 su canale 165. Buona serata a tutti.